Vi ringrazio per essere qui e insomma è un incontro dedicato soprattutto alla Sicilia, perché ovviamente si tratta di scrittori siciliani che però hanno un'importanza nazionale e anche internazionale. E, di De Roberto ha parlato Giorgio Longo, io vi parlerò degli altri due che sono Giovanni Verga e Luigi Capuana, che coltivarono, si potrebbe dire, per tutta la vita questa comune passione per la fotografia, lasciandoci oggi un considerevole patrimonio di immagini. Vi dico qualche dato, anche perché qualcosa è andato anche perso. Per esempio, per quanto riguarda Capuana, egli aveva stilato un suo catalogo personale di 363 negativi, però attualmente sono conservate soltanto un centinaio di immagini positive nella casa museo di Capuana a Mineo, che era il suo paese di nascita e di residenza. Recentemente sono state recuperate una parte di negativi, ma manca ancora una cospicua, manca ancora il resto. E migliore sorte è toccata invece al patrimonio fotografico lasciatoci da Verga, che ammonta a 448 negativi, sono 327 lastre di diverso formato e 121 fotogrammi in pellicola e alcune decine di immagini di positive, per cui di immagini positive di cui non c'è il negativo. E per molte di queste immagini di Verga possiamo essere certi dell'attribuzione, perché è sua la grafia di alcune didascalie che accompagnavano i cliché e con cui commentava il risultato finale: mediocre, buono, non riuscito, per mancanza di fissaggio e così via. Quindi faceva una sorta di commento dei propri risultati. E su queste immagini che per il momento si è fondato il discorso critico sulla fotografia di Verga, ma molto resta da fare, perché tutto il patrimonio fotografico di Verga fino a qualche anno fa era in mano di privati, e solo nell'agosto di quest'anno, quindi nell'agosto del 2022, sono state acquisite tramite un passaggio d'asta da un ente pubblico, la Regione Siciliana, sperando che adesso sia possibile fare un discorso critico, organico, in cui bisogna stabilire anche la datazione, l'attribuzione, i luoghi, i personaggi ritratti e così via. Quindi c'è molto, diciamo, ancora molto da fare, nonostante l'attività fotografica di Verga sia nota ormai da più di 40 anni. E, quindi se il lavoro filologico è da fare, io vorrei fare qui vorrei collocare queste fotografie in diversi punti. Innanzitutto collocare l'attività fotografica di questi due scrittori all'interno della loro dimensione biografica. Come ha detto giustamente Giorgio, per Giovanni Verga e Capuana la fotografia è un hobby innanzitutto, un hobby che si dilata tra gli spazi bianchi della scrittura, tanto più essa è praticata quanto più i due scrittori depongono la penna per mancanza di ispirazione. Quindi laddove c'è un periodo di vuoto artistico, questo vuoto, di vuoto artistico nel senso di vuoto letterario, questo vuoto è riempito dall'attività fotografica. E viene da chiedere, insomma, se un po' questa situazione mi fa pensare, non so se conoscete il racconto di Italo Calvino, per le avventure di un fotografo, in cui c'è il protagonista che fotografa l'assenza della donna amata di Bice. Insomma, mi viene da chiedere se questa attività fotografica per Capuana e Verga non sia per loro una sorta di riparazione, di compensazione per una mancanza, quella per la mancanza di ispirazione. Quindi una sorta di riparazione dell'assenza della scrittura. La fotografia dunque distrae, attenta alla creazione artistica, nel senso che spesso entrava in conflitto con l'attività letteraria. E così nei lunghi pomeriggi passati insieme, invece di scrivere commedie, i due scrittori si trovavano a passare il tempo facendo fotografie. Un po' vi ho spiegato il titolo di questo appuntamento, faremo delle commedie, faremo più probabilmente delle fotografie,
è una frase contenuta in una lettera di Berga in cui invitava Capuano a raggiungerlo a Catania dicendogli: guarda, vediamo di fare qualcosa assieme, di creare delle commedie, anche se poi probabilmente finiremo per fare soltanto delle fotografie. La fotografia infatti trova anche una ulteriore collocazione come collante nel rapporto amicale, amichevole tra i due scrittori. Sono molti i luoghi del carteggio Verga-Capuana in cui i due discutono di fotografie, ricorrendo anche a toni ironici e a punzecchiature reciproche per collocare l'uno gli scatti fotografici dell'altro. Forse, fra tutte, la collocazione più difficile resta quella all'interno della critica letteraria, che ha guardato per molto tempo con superficialità o con interesse cursorio questo aspetto, riducendolo a semplice curiosità biografica, forse perché la dimensione dilettantistica di questo esercizio fotografico implica già un giudizio negativo di valore. Ma in realtà è proprio questa dimensione di hobby a far sì che i due scrittori occupino un posto ben preciso nella storia della fotografia, che è quella riservata appunto ai dilettanti fotografi, di cui faceva parte appunto, come abbiamo visto, anche Primoli, forse dilettante più noto e prolifico tra 8 e 900, che era amico intimo di Verga e Capuano. Il nome di Giovanni Verga inoltre è ricordato insieme a quelli di altri famosi fotografi dilettanti come Zola, Degas, Strindberg, nella storia della fotografia di Newhall, che ne dà un giudizio assolutamente positivo, parlando di immagini, quelle di Verga, di grande forza persuasiva e calore. Il dilettantismo è infatti in fotografia, ha un valore riconosciuto nella storia della fotografia per la sua carica sperimentale. Infatti, se la fotografia dei professionisti per necessità di mestiere o sensibilità risente ancora nella scelta dei soggetti e nell'architettura delle immagini delle regole compositive culturalmente imposte dalla pittura accademica, la fotografia in quegli anni aspirava a essere degna compagna della pittura, i fotografi dilettanti furono più liberi nel ricercare una costruzione dell'immagine diversa, dando il loro contributo alla costruzione di una sintassi propriamente fotografica. Cioè, in sostanza, i dilettanti da questo punto di vista erano più liberi rispetto ai professionisti. I professionisti, per necessità di mestiere, per accontentare un pubblico di tipo borghese, dovevano fare un tipo di fotografia che somigliasse alla pittura. I dilettanti da questo punto di vista erano più liberi e quindi il loro contributo è stato importante, perché è da loro che è nata una sintassi propriamente fotografica dell'immagine, diversa da quella pittorica. Per quanto riguarda gli apparecchi fotografici utilizzati dai due scrittori, Verga ne ha utilizzati tre nel corso della sua attività: una vecchia ingombrante macchina fotografica che apparteneva allo zio con cui ha iniziato, che Verga chiama la macchina grande per le sue dimensioni, e una decisamente più compatta che chiama macchinetta, una Expert Murer 9x12 il formato delle lastre, acquistata presso il produttore milanese Murer Duroni nel 1892. Infine, nel 1897 entra anche in possesso di una macchina a pellicola Kodak Pocket modello 96 con la grandezza dei fotogrammi 37x50, prodotto dalla Eastman Kodak di New York e regalatagli dal poeta romanesco Cesare Pascarella. Della strumentazione di Capuana purtroppo resta molto meno. Nel museo c'è una macchina fotografica non meglio specificata, magari sono io che non riesco a identificarla per mie competenze, ci vorrebbe forse il vostro contributo, ma di contro sappiamo da fonti biografiche che tra i due scrittori, come ricordava Giorgio Longo, fu Capuana l'esperto e l'iniziatore ai misteri della fotografia, sia di Verga, che lo chiama il mio maestro di fotografia, così come anche il giovane De Roberto che Capuana definiva il suo apprendista, ovviamente con tono ironico. Capuana è inoltre uno scrittore che non nasconde ma esibisce la sua passione per la fotografia, cosa assolutamente inedita in un periodo in cui alla fotografia, che era umile ancella dell'arte, una famosa definizione di Baudelaire, non veniva ancora riconosciuta una dimensione estetica. Per esempio, in una intervista che rilascia a Ugo Ietti nel famoso volume La scoperta dei letterati, Capuana accoglie l'intervistatore non nel suo scrittoio o nella biblioteca come ci si aspetterebbe,
ma nel suo polveroso studio fotografico, tra macchine fotografiche da lui stesso costruite, bocce, boccette, bacinelle, scatole di lastre, così descrive Oietti lo studio fotografico di Capuano. In base a queste ed altre testimonianze documentarie, viene fuori il profilo di un raffinato dilettante, parlo di Capuano, che si cimenta nella difficile tecnica degli ingrandimenti, nella rielaborazione delle immagini in camera oscura, secondo una raffinata e paziente dimensione artigianale che tradisce il suo rapporto ossessivo umorale con il mezzo. C'è un aneddoto biografico di Capuano in cui egli racconta come, dopo un malore agli occhi dovuta alla intensa applicazione di pomeriggi passati nella camera oscura, consegnò tutto il suo materiale fotografico a un amico con l'avvertimento che, se fosse tornato implorandone la restituzione, egli, l'amico, avrebbe dovuto, raccomandava Capuano, cacciarlo come un cane. Un mito quindi quasi odissiaco della fotografia, come sirena ammaliatrice, demone di distruttore di salute fisica, dissipatrice di ricchezze e di tempo, di quel tempo sottratto alla vita letteraria attiva, almeno a sentire rimproveri che un Giovanni Verga in pieno fervore creativo, nel 1881 Verga aveva appena pubblicato Il Malavoglia, muoveva invece lo scrittore che invece rimaneva a Mineo a non far nulla e a passare il tempo facendo delle fotografie. Allora, riassumerei la qualità dell'esercizio fotografica di Capuano in cinque immagini. La prima è un ritratto di donna, che è un tipo di ritratto in cui Capuano si esercitò molto. Questo è il ritratto della sorella Teresina, molto minimalista ed essenziale, direi. Sullo sfondo monocromo si stacca la figura leggermente decentrata, colta in un movimento di rotazione. Gli occhi sono rivolti fuori campo, come molto spesso accade nei ritratti di Capuano, specialmente femminili. Le mani sono appoggiate allo schienale e attirano forse più del volto della donna. Attirano l'interesse dell'osservatore forse più del volto della donna. Una cosa studiata e non banale nella ritrattistica fotografica dell'epoca, che prediligeva invece la classica posa a tre quarti mutuata appunto dalla ritrattistica di tipo pittorico. La seconda è un intenso e malinconico ritratto di un giovane Luigi Pirandello, forse il ritratto più famoso dello scrittore agrigentino. Pirandello ha il capo leggermente reclinato in direzione opposta alla luce, alla direzione della luce. Tiene gli occhi abbassati e appoggia la testa sul pugno della mano destra. La luce fa risaltare la parte laterale della fronte, dove sembrano addensarsi i travagli intellettuali dello scrittore, mentre la parte inferiore del viso resta nell'oscurità. Abbiamo dato testimonianza dell'abilità di Capuano nel far posare i suoi soggetti. Con la terza immagine che adesso vi faccio vedere ci immergiamo in un'altra dimensione di Capuano, che è quella degli interessi spiritici. Capuano infatti, da convinto assertore del positivismo, non esitò a puntare il suo obiettivo nel tentativo di indagare l'aldilà, per fermare nell'immagine l'impronta di spettri e sostanze ectoplasmatiche. Del resto, quello dello spiritismo era la moda culturale di una borghesia trionfante che, come scriveva Sartre, in mancanza di nemici visibili prendeva piacere a spaventarsi della propria ombra. Quindi le prossime immagini che vedremo sono di ambito così spiritistico, che era una vera e propria moda culturale del tempo. Sono immagini che ci restituiscono il profilo quasi faustiano di uno scienziato alchimista, convinto assertore delle teorie positiviste, ma anche attento lettore di testi teosofici e di scienze occulte. Questa immagine infatti è il tentativo, a detta di Capuano, riuscito di congelare sulla lastra l'impronta di uno spettro con cui ha avuto una conversazione durante una seduta spiritica. L'episodio è raccontato in un articolo dal titolo Fotografie spiritiche, pubblicato su una rivista, Roma di Roma, nel 1896, in cui lui stesso, nel ruolo di evocatore, sfruttando la capacità della medium, che è quella ritratta in foto con il vestito bianco, racconta l'incontro con uno spirito che riesce a imprimere sulla lastra quello che lui dice essere un segno di luce. Quindi quella specie di alone che vedete sarebbe l'impronta che lo spettro con cui Capuano ha parlato è riuscito a imprimere sulla lastra.
Come vedete, si tratta di un tentativo, di un risultato piuttosto modesto, forse deludente per noi spettatori postmoderni delle ingenue fantasmagorie ottocentesche. Questo spettro, lo spettro raffigurato non è una figura trasparente con ghirlandi di fiori o avvolte o avvolto in sudario o in lenzuolo, piuttosto appunto quello che rimane è un alone, un iride, scrive Capuana, che attesta la presenza del perispirito, ovvero la consistenza fluidica plasmatica che assume l'individuo dopo la morte, invisibile all'uomo ma capace di essere impressionato per la sua qualità fotogenica sulla lastra. Ma da solo, così come traccia di luce, il fantasma, questo fantasma di Capuana, rimane una creatura incompleta. Per acquisire uno spessore, esso deve avere una storia da raccontare, una tridimensionalità narrativa che superi la sua bidimensionalità di essere soltanto immagine in superficie. Il fantasma evocato e che rirà Capuana è quello di Maria Cesari, marchesa coetanea di Bourbon del Monte, infelice e sfortunato personaggio mondano che, come sappiamo, ha ispirato il personaggio del romanzo di Capuana, Giacinta. Avviene così una saldatura tra pratica fotografica, interessi spiritici dello scrittore e letteratura. Si racconta in questo articolo che il fantasma, anzi la fantasma, invitata per tramite della medium a scrivere il suo nome, inizierà a scrivere le lettere G di Giacinta per poi correggersi e scrivere Maria. Sì, queste sono immagini spiritiche più famose per farvi vedere la differenza con cui questo tema è trattato da Capuana. Sono molto famose perché addirittura questa è la vedova di Lincoln e dietro appunto ci sarebbe il ritratto dello spettro di Lincoln e lì addirittura il fantasma di Napoleone III. La prima immagine è del fotografo americano William Mumler e il secondo del fotografo francese Edouard Bouguet. Ok, un'altra immagine di ambito spiritico è questa che vi faccio vedere, è un'immagine amorfa che, a detta dello scrittore, è un tentativo di fotografia del pensiero. Un delirio scientifico nato in seno alla scienza positivista e in cui si erano provati diversi scienziati famosi dell'Ottocento. Louis Berger le chiamava fotografie del fluido vitale, Hippolyte Baraduc delle psico-icone. Secondo la teoria di questi scienziati, teorie condivise appunto da Capuana, la nostra mente umana emana, durante l'attività cerebrale, una fluorescenza che il dispositivo fotografico sarebbe in grado di catturare per lasciarne impronta sulla lastra narrativa. L'esperimento è raccontato anche in una novella di Capuana che si chiama A una bruna, e questa immagine amorfa, propriamente afotografica perché non rappresenta qualcosa, rimanda per il protagonista Giorgio della novella a un'idea nera, un'idea triste, in sintonia con l'atmosfera di ironica cupio di soldi che governa tutto il racconto, che è un trasognante ragionamento sul confine tra la vita e la morte, il sogno e il di là, intriso di teorie spiritiche e teosofiche. Inoltre, pur nell'atmosfera di gioco mondano e galante in cui l'esperimento è collocato, traspare l'ambizione di uno scrittore che vuole penetrare i minimi anfratti di una coscienza finalmente divenuta trasparente. E infine leggibile non appena la scienza ricomporrà l'alfabeto psichico in grado di decodificare, scrive Capuana, i segni quasi cabalistici, i tratti piccolissimi, vaghi, sfumati, così lui scriveva nella novella, che riproducono la trama della nostra complessa attività cerebrale. L'ultima immagine, non vi impressionate, questo è uno scherzo fotografico, è un'immagine che Capuana ha inviato ad alcuni dei suoi amici scrittori. Come vedete si ritrae con la bocca rischiusa, gli occhi stravolti, come una di quelle immagini post-mortem che erano assolutamente comuni nella cultura funebre dell'Ottocento. Capuana, del resto, si esercitò veramente in questa pratica fotografica, ritraendo il cadavere della madre e, in un'altra occasione, mossa a compassione dal dolore di due genitori, ritrasse il cadavere di una bambina di pochi mesi in modo che i genitori potessero avere di lei almeno un'immagine. L'immagine è accompagnata da una data, che c'è qui sulla fotografia,
ultimo giovedì del maggio 1903, ore 5 pomeridiane, a cui si deve il titolo Autoritratto profetico, perché la foto è scattata prima della data che profetizza la morte dello scrittore. L'aneddoto è raccontato da De Roberto, il quale ci racconta come fosse Giovanni Verga, come Giovanni Verga, non badando alla data, fosse l'unico a cascare nello scherzo. Al contrario, D'Annunzio ricevette questa fotografia e gli rispose per le rime con questi versi. Gli scrisse a Capuana: esulta, amico forte, non ti disperare, l'aspetto tuo di morte par vita secolare. Giovanni Verga invece cascò nello scherzo e, prefigurando che fosse avvenuta qualche sciagura, si precipitò da Catania a Mineo per essere accolto dalla risata dell'amico. Capuana aveva già trattato questo tema della morte profetica in una novella del 1901 che si chiama Presentimento, in cui il protagonista muore nel giorno che la sua voce, che la voce inferiore della conoscenza, della sua coscienza gli aveva detto. E giorno che nella novella coincide con quello dell'immagine fotografica. Ma ci sono altre motivazioni oltre al tentativo di tradurre visivamente un contenuto narrativo. Da una parte la scelta di ritrarsi in questa posa è l'arguta risposta ai continui rimproveri dei suoi amici letterati che più volte, come vi avevo già detto, rimproveravano Capuana di dimorare troppo nel suo piccolo paese di Mineo, invitandolo a raggiungerli a Milano o a Roma per prendere parte alle battaglie letterarie. Verga gli rimproverava sempre: lì a Mineo tu ti atrofizzi, lascia il tuo ufficio di sindaco. In quegli anni Capuana era anche sindaco di Mineo. Lascia stare i tuoi interessi spiritici, per i quali lo scrittore catanese era estremamente diffidente. Lascia le tue lastre fotografiche e raggiungimi a Milano. Di fronte a questi continui rimproveri, Capuana rispondeva con questi ritratti: sì, sono morto, non faccio niente, sono così. Tuttavia, credo che ci sia una motivazione più profonda, oltre quella di tirare uno scherzo, peraltro di pessimo gusto, all'amico Verga. Nella scelta di autoritrarsi morto, Capuana realizza un'ingenua, cioè non volontaria, riflessione ontologica sul mezzo fotografico. Scopre cioè il lato perturbante del potere oggettivante della fotografia. Un'esperienza che Roland Barthes, nella Camera Chiara, definirà in questi termini. Il ritratto fotografico rappresenta quel momento in cui sono un soggetto che si sente diventare un oggetto. In quel momento io vivo una micro esperienza della morte. Quello che resta nell'immagine non sono più io, ma lo spettro di me stesso. Insomma, come spero di aver accennato da questi due ultimi esempi, la pratica della fotografia in Capuana, proprio perché è praticata come gioco e diletto, è quell'esperienza che consente allo scrittore di superare quella barriera del naturalismo che nella sola veste di scrittore non avrebbe potuto superare. Ben diversa è la produzione fotografica di Giovanni Verga, il quale coltiva il suo hobby secondo i principi di una, potremmo dire, di una sanità borghese a cui non obbedisce Capuana. Molte delle fotografie di Verga riguardano ritratti di familiari, come per esempio questo è un ritratto della nipote Caterina. Ritratti di familiari, di amici, sono legati a feste, a ricorrenze, a viaggi turistici, come per esempio questa foto del lago di Como del 1892. Viaggi turistici fatti appunto con macchina fotografica al seguito. In confronto a Capuana, Verga ci appare come un fotografo massificato, diciamo così. Obbedisce alla logica dell'ultimo modello, come l'uso della Eastman Kodak, quella dello slogan emblematico You click, we do the rest, la prima macchina a pellicola che eliminava i processi di stampa e apriva la fotografia a un uso più diffuso. È dunque alieno da quell'attenzione sperimentale che spinge Capuana, come abbiamo visto, a manipolare e a smanettare gli strumenti fotografici secondo una raffinata e paziente dimensione artigianale. Ritornando per un attimo ancora ai ritratti di Capuana in posa di defunto, qui ce n'è un altro, Verga, a dire il vero, ne ha ricevuto più di uno. Per capire il differente approccio alla fotografia prendiamo uno scambio di lettere in cui Verga ironicamente risponde a questo ritratto inviato da Capuana e scrive a Capuana: questa tua fotografia che mi hai mandato appare degna di uno scolaretto,
quella così non è da morto, ma bensì di uno che subisca una qualche operazione posteriore e ci trovi gusto. E allega per controbattere una veduta di sua fattura, veduta di via Garibaldi, una delle vie principali di Catania, per dire, insomma, io faccio fotografia in questo modo, le sottigliezze fotografiche, i concettismi li lascio a te, il mio modo di fare fotografia è questo e si basa soltanto su ciò che la mia macchina fotografica inquadra e vede. Rispetto ai due grandi dilettanti, suoi intimi amici come Capuano e Primoli, Giovanni Verga è dunque, lo possiamo dire, un dilettante più modesto, è un dilettante, potremmo dire, a intermittenza, non ha un rapporto ossessivo con la macchina fotografica come Capuano. Si conforma all'evoluzione tecnico-industriale del mezzo, il suo uso è saltuario e legato a ritualità sociali come feste contadine o riunioni familiari. Il suo stile ci appare spesso rude, scabro, impacciato, eppure questa riduzione che facciamo volutamente dello stile verghiano ci aiuta meglio a far emergere il tratto distintivo della sua pratica fotografica, ovvero il suo approccio ingenuo e non intenzionale al mezzo. Cosa voglio dire? Che rispetto ai grandi dilettanti come Capuano e Primoli, ancora di più rispetto ai fotografi professionisti dell'epoca, italiani e stranieri come Alinari, Interguglielmi, Corpora, Lesnay, Legré, Celestre, Robert Riva, Alinari, che sono in quegli anni impegnati nella ricognizione fotografica della Sicilia, a quel tempo la Sicilia appariva come una meta esotica e selvaggia da documentare dal punto di vista fotografico, i fotografi come Verga sono immuni dalle convenzioni figurative dei professionisti che calcavano il pedale sul pittoresco o sul sublime, che impongono una gerarchia tra operatore e soggetto. Nel ritrarre luoghi o contadini di Sicilia, Verga, che qui mi piace accostare a due fotografi provinciali come Giacomo e Meli, notabili di Comiso, le cui foto sono splendidamente raccontate nel tempo in posa di Bufalino, costruiscono diversamente le loro immagini. Quella di Verga è una fotografia praticata all'altezza dei loro soggetti. L'immagine è cioè prima di tutto il risultato di un incontro, di un atto sociale che conserva una distanza di classe. Da una parte l'operatore Verga, che da galantuomo borghese si comporta anche dietro l'obiettivo. Dall'altra i contadini ritratti secondo una posa frontale che comunica una distanza, un'alterità ideologica con quel mondo. Quindi, al contrario dei sorridenti popolani di Interguglielmi, queste sono le fotografie di Comiso, ho trovato in rete soltanto le fotografie di Gioacchino Iacono, sono del tutto simili come posa a quelle di Verga. Queste immagini di contadini sono molto diverse rispetto a quelle dei fotografi professionisti. Questa, per esempio, è la fotografia di una portatrice d'acqua da parte del fotografo Interguglielmi, la vedete sorridente, a suo agio, che si fa ritrarre in fotografia. Oppure questa foto alla vostra destra di Robert Reeve, donna con bambini, con sullo sfondo il tempio di Castore Polluce d'Agrigento, dove l'elemento contadino è vissuto in unione con l'elemento storico, archeologico, mitico, diciamo così, va bene? Quindi diciamo un'unione tra, diciamo, una foto pittoresca che tenta di unire storia e cultura. I soggetti di Verga esprimono invece timidezza, contegno, orgoglio, onore. Tradiscono un rapporto intreto con il corpo, naturale nei confronti di un mezzo, la macchina fotografica, che è estraneo alla loro cultura. In un volume degli Annali della Storia d'Italia sulla fotografia italiana, molte pagine sono dedicate da Carlo Bertelli alla fotografia di Verga, che ne parla come di uno stile da inchiesta sociale. Un'espressione impropria perché Verga non intese mai fotografare con propositi di denuncia. Semmai Verga, secondando una moda estetica del tempo, quella in cui i fotografi dilettanti di estrazione alto borghese amavano immergersi nelle periferie e nei bassifondi del corpo sociale, ha anche lui puntato l'obiettivo verso soggetti ai margini della società.
Ok, questa è un'altra immagine di Giovanni Cruppi, di un fotografo professionista. Anche qui la donna, la contadina viene inquadrata all'interno di un paesaggio, siamo sempre nell'ambito del pittorico. Questa è, diciamo, la fotografia di Verga di una mendicante con figli che ho messo accanto a una fotografia di soggetto simile fatta da Primoli. Quindi anche lui ha puntato l'obiettivo verso soggetti ai margini della società. Tuttavia è vero che laddove queste immagini spesso incedevano al pietismo, al bozzettismo, anche in un fotografo come Giuseppe Primoli, Giovanni Verga, in questa foto dimenticante vizzinese, ricorre a una prospettiva obliqua che rimarca una distanza sociale tra soggetto e operatore, impedendo ogni indugio pietistico. Una modalità di ritratto che mi sembra lo avvicini a fotografi sociali come Alessandro Perelli, che operava nella Milano di fine Ottocento e che punta l'obiettivo sulla parte più povera della città senza incedere appunto al folklore o alla scena di genere. Quindi lo sguardo naif di Verga, libero da convenzioni accademiche, fabbrica le sue immagini con una sintassi propriamente fotografica, ed è questo che consente allo scrittore di occupare uno spazio fisso nella storia internazionale della fotografia. E dunque, come vediamo in queste immagini, utilizza spesso o prospettive oblique, come abbiamo visto nell'immagine della mendicante, o queste prospettive tese, soggetti decentrati, sotto esposizioni, oppure costruisce l'immagine sempre con questi contrasti tra zone d'ombra e zone di luce. E poi ha una particolare sensibilità fotogenica per gli effetti di luce, come vediamo per esempio nell'immagine a destra. Allora, ciò ci consente di trarre le costanti con cui Verga costruisce le sue immagini: messa in posa del soggetto, scelta dell'angolo visuale e rapporto manipolatorio con il visibile, come per esempio vediamo in questa fotografia delle colonne di Segesta, che tratta in maniera inedita un genere frequentatissimo nell'Ottocento come la fotografia archeologica. Verga non adotta la classica posa frontale, questa è una fotografia dello stesso tempio, vista frontale, fatta dai fratelli Alinari, che ovviamente sono famosi per il loro monumentalismo fotografico. Verga invece sceglie un altro taglio, fa un'evocazione per sinedoche, quindi soltanto una parte. L'inusuale composizione dell'immagine produce un effetto di malinconica contemplazione del passato, sentimento che è trattato con una sintassi fotografica perché scaturisce dal contrasto marcato tra la sensibilità fotogenica per le gradazioni di grigio delle colonne, che rappresentano il sentimento del passato, che sono in primo piano, e l'animale che c'è incorniciato in sottoesposizione, che rappresenta il sentimento della natura, che è appunto incorniciato all'interno delle colonne. Da questo punto di vista possiamo annoverare dunque lo scrittore tra i membri della grande famiglia dei figli di Nadar. Figli di Nadar è un famoso libro dello studioso francese Pierre Sorlène, un'etichetta che lo studioso utilizza per individuare quelle esperienze visive che si muovono all'interno delle coordinate percettive imposte dall'immagine analogica. Vorrei soltanto qualche minuto in più magari lascio stare il confronto con la testualità letteraria che ha parlato Giorgio. Volevo far notare che il modo in cui Giovanni Verga legge l'immagine fotografica, quindi non soltanto come produce l'immagine fotografica, ma anche il modo in cui legge l'immagine fotografica. Allora, nel gennaio del 1898 Giuseppe Primoli invia questa immagine a Verga sollecitandone un commento. Quindi questa è una fotografia di Giuseppe Primoli mandata a Verga, di cui richiede appunto un commento. In questa scena ripresa tra le calli veneziane osserviamo un capannello di persone che volge lo sguardo in un vicolo in cui accade il fulcro dell'azione, che tuttavia noi non possiamo vedere. Cioè, ci sono delle persone che guardano dentro un vicolo, la cosa che succede nella fotografia, ma la cosa che succede noi non la vediamo. Invitato a commentare l'immagine,
Verga non vi aggiunge una didascalia, non cerca di riempire di senso quel fuoricampo, ma anzi lo lascia aperto. Scrive come risposta queste parole. Chissà cosa accade in quel vicolo, un funerale, una rissa, un arresto. Verga si mostra cioè attratto dall'indeterminatezza stessa della scena e dice: io pittore mi varrei molto di questo punto interrogativo che aiuta tanto l'interesse della scena. Cioè, tanto più una scena è lasciata indeterminata, tanto più mi interessa dal punto di vista visivo. Verga è ben consapevole che l'immagine fotografica obbedisce a un tipo di realismo diverso da quello letterario, che tenta di riempire di senso la realtà che rappresenta. Nel realismo fotografico, invece, agiscono altre istanze, come quella del fuoricampo, del congiunturale, che lasciano l'immagine in una indeterminatezza che l'osservatore ha il compito di interrogare e decifrare. Ma, da come si capisce, Verga è attratto da questa indeterminatezza, da questa ulteriore dimensione del realismo che è connaturata alla natura analogica dell'immagine fotografica. Quindi, osservando questa immagine, non cerca di dare un contenuto all'immagine, ma è proprio interessato dall'indeterminatezza del soggetto. Mi fermerei anche qui e non vado oltre. Ci sono delle domande? Sì, ok. Grazie per l'attenzione.